ci siamo occupati da sempre in Accademia di queste tematiche, perché gli artisti regolari, che sono artisti a tutti gli effetti, al di là del fatto che usino questa espressività da un punto di vista terapeutico, liberano proprio la loro energia vitale e danno vita a delle figurazioni essenziali oppure a degli accumuli cromatici che stanno proprio dentro una dimensione, una tradizione dell'arte, che è quella dell'astrazione non geometrica ma dell'astrazione cosiddetta organicista. Ormai l'arte incide, come ci rileva e ci richiama l'OMS, sui determinanti di salute e addirittura sull'aspettativa di vita, ma possiamo anche valutarlo per le conoscenze che ognuno di noi ha relativamente alla pratica artistica, di come sia fondamentale rispetto all'autostima, rispetto alle condizioni psicologiche delle persone, ma non solo, come dire, la dimensione di interdipendenza appunto tra corpo e mente incida poi anche su un benessere che è un benessere psicofisico. Citavo prima questo documento molto importante dell'OMS che parla di più di 3.000 studi che dimostrano che l'arte crea salute, ma lo dimostrano nel senso che, l'hanno citato uno, ha un impatto sui marker biologici dell'ansia. Quindi siamo a un livello di studi che a questo punto è più sofisticato dal punto di vista sanitario, è più sofisticato rispetto a quello che si sosteneva in maniera un po' generica un tempo. La città di Torino si è un ventennio che ha scelto di investire rispetto a questo filone. Abbiamo un polo che abbiamo allestito appositamente in corso Unione Sovietica, è un polo con una collezione di circa 30.000 opere. Altresì sono presenti dei laboratori, quindi questo consente anche la fruibilità e anche la dimensione esperienziale. Abbiamo poi uno spazio, un atelier di fianco alla Mole Antonelliana, che invitiamo ovviamente tutti ad andare a conoscere, e stiamo coprogettando insieme alle associazioni, agli enti, un ulteriore spazio dietro a Via Garibaldi. Un aspetto importante credo sia quello di non restare chiusi nei propri atelier, e cioè trasformare l'arte in qualche cosa che diventa fruibile e anche creabile da parte dell'intera popolazione. Per esempio ci sono dei nostri utenti che stanno anche ricominciando adesso, vanno nelle scuole a insegnare ai bambini per esempio a fare il mandala, e non sono pazienti che si mettono lì nell'atelier e fanno la loro piccola opera, ma sono persone che si presentano come docenti di una forma artistica che condividono con dei giovanissimi, in questo caso cittadini. Quindi credo che questo modo di fare partecipazione sia particolarmente importante.